ho dovuto ascoltare e leggere da un importante esponente di questo Consiglio regionale la raccolta della feccia più vergognosa che sta nella rete nel commentare questa scelta, la più vergognosa, fino ad arrivare a un ex presidente della regione che parla di vero shock. Allora, delle due l'una, guardate, se questa è una discussione politica, ditemi come il governo, il governo non suo, anche se è suo, consigliere Cosolini, ma di quelli che hanno fatto questi attacchi, come il governo può autorizzare il 3 maggio questa cosa. Perché se è politica, allora spiegatemi perché il governo aderisce ad un lavoro che una giunta e una maggioranza di un altro colore sostiene. Così l'assessore regionale alla sanità Riccardi ha risposto in aula in consiglio regionale al consigliere Cosolini del PD, già sindaco di Trieste. L'assessore ha spiegato che per garantire 168 posti per 6 mesi all'interno della nave ospedale Allegra si prevedono 4 milioni e 200 mila euro di costi. La nave garantisce la possibilità di graduare l'offerta di assistenza in moduli da 50 posti letto fino a un massimo di 180 e assicura anche la distanza dei percorsi e la compartimentazione in base ai livelli assistenziali in una sede isolata da contesti abitativi e lavorativi. La massiccia campagna di screening che è svolta dall'azienda sanitaria, oltre alle 118, ci dice che la proiezione della positività rispetto alla ospitalità nelle case di riposo raggiunge il 25%. Quindi vuol dire che noi nella diversa tipologia delle persone ospitate, in quell'area lì non abbiamo bisogno di 168 posti letto, abbiamo bisogno di almeno 300 posti letto. A questi 118 che devono essere spostati dalle condizioni in cui l'azienda li ha messi in sicurezza, oppure si trovano in condizioni che devono naturalmente essere trasferiti, si aggiungono i 37 complessivamente ospitati tra il maggiore e le case di cura Salus e Sanatorio. Prima di individuare la scelta della Allegra, ha spiegato Riccardi, sono state valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della zona, il palazzetto dello sport a Chiarbola, il centro congressi del Molo Quarto, la ristrutturazione del 14° e 15° piano di Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani. Tutte queste, ha spiegato, sono soluzioni che non hanno dato riscontro positivo a causa degli importanti interventi di adeguamento da realizzare in urgenza per soddisfare i requisiti richiesti.